Buonasera a tutti, bentrovati. Adesso carico subito la stringa, la mettiamo sul canale di YouTube, sul nostro gruppo, così lo mandiamo subito alla meravigliosa Sveva, al stupendo Elvis. Vediamo, arrivo subito. Allora, mettiamo qua la stringa, vediamo se va. Aspettate, vediamo se va. Non so che con Facebook era più veloce, però questi passaggi sono fondamentali. Allora, Sveva, mandiamo l'invito qui. Elvis, ci siamo quasi. Elvis, ok. E poi invece su YouTube. Riesco a vederlo. Eccoci qua. Ok. Quasi, ci siamo quasi. Vediamo se riesco a farcela senza fare enormi casini come al mio solito. Forse ce la sto facendo, forse sta riuscendo. Eccoci qua. Ciao Elvis! Sono riuscita a farcela senza fare casini. Wow! Ciao. Ciao, mi senti? Mi senti Non col ti ritorno, sento, vero? ti sento male, ma tu mi senti invece? Però cioè, sono io che ho fatto casino. Aspetta che mi senti male. Io ti sento bene, ma aspetta che. Secondo me faccio più giù. Ok, adesso dovresti sentirmi bene. Sì. Ciao Fiorella, ciao Patti, ciao Letizia, benvenute. Sì. Vediamo Ah, adesso siamo già in se. diretta su YouTube. Ah, aspetta che Sì, vado anche su sì, YouTube a guardare. Allora, aspetta, sì. aspetta. Sai che cosa? Su Ah, YouTube live, sì. è un po' differita. Allora, aspetta che. Allora, Sveva ha mandato l'invito. Vediamo, eh. Aspetta, provo a controllare. Allora, se io escludo. Ok, vediamo. Allora, io ho escluso il volume da YouTube che faceva casino, adesso dovresti sentirmi bene. Ecco Sveva, ti Ci sono. aggiungo. Eccoti, amorina bella. Ci senti Aspetta che bene? io ti sento benissimo. Bene, bene. Voi ci sentite bene? Fiorella, benvenuta. Elena, benvenuta a tutte voi intanto, eh. Che bello, era un sacco che non Adesso vado a facevamo cercare. la live. Sì? È già un po'. Ciao Caspita. Elvis. Ciao Sveva, come stai? È bloccato Aspetta. tutto? No. Ah, Ah, ok. ok, ora ti rivedo. No, Allora, io aspetta. faccio che rimanere su Stava StreamYard perché capitando anche sennò a me, sento infatti non due audio capivo. differenti. Sì, allora su YouTube è un po' indifferita. Sì, un paio di secondi dopo. Allora, io ho disattivato l'audio di YouTube e lo guardo Sì. Anch'io qua lo in guardo diretta su dove siamo noi. StreamYard. Anch'io, sì. Perché su YouTube effettivamente, allora io ho escluso il volume, Ok, anch'io lo tengo a parte. allora, Noi aspetta ci che io. chiediamo. Sì? Ciao Anna, benvenuta. Ciao a tutti. Man mano vi salutiamo. Ciao Vi Carola. vedo più. Ciao Non ci vedi? Ecco, Carola, dov'è ora vi Carola? rivedo. Ci vedi? Ora vi rivedo. Ok. No, così Oh. no. Sì. Ci vedi? Io sì, adesso sì, prima no. Ok. No, Uffa. dicevamo che era tanto adesso che non facevamo un'intervista. Caspita, una volta ogni mese, ogni 2 mesi bisogna rinnovare la cosa. Appuntamento E in fisso, tanto effetti poi.
Devo riacchiapparvi anche a voi due di là, dall'altra parte, da me, poi. Sì, Devo volentieri. Ripescarci. E poi sai che Daniele ha già proposto il 31 ottobre, si è portata avanti i pigiama party. Sì, con Daniela siamo già organizzate. Io ho il pigiama di Minnie e lei si organizzerà con un altro pigiama. Bello, io metto quello di Topolino allora. Preciso. Preciso, si deve fare a tutti i costi. Visto che Daniela fa sempre la brillante, mi sa che una di queste sere la portiamo in diretta. Ci sei mai riuscita? Le facciamo il Ancora portafoglio? a ottobre, perché fino a ottobre non può di sera, lavora tutte le sere. A ottobre l'acchiappo. Le 7 del mattino gli faccio fa. Ah, veramente? Ciao Nunzia, ciao Adriana, benvenute, ciao Antonella, Ciao benvenuti. ragazze. Ciao, ciao. Allora, noi intanto che vi aspettiamo che arrivate un po' tutti, e il motivo per cui abbiamo detto a Sveva di venire in diretta per parlarci delle larve astrali, delle protezioni, perché c'è il panico, c'è sempre il panico, quando si parla di protezioni c'è sempre il panico del male. Allora abbiamo detto, ci fai un po' di Sì. chiarezza? Ma per Beh, ma... spiegare che cosa sono, come ci si può difendere. E soprattutto fare attenzione a chi fa promesse un po' da, sai, Esatto. vedo che hai subito spalancato gli occhi, Ecco. quindi era un po' per quello, soprattutto per quello. Soprattutto quello, effettivamente siamo qua sempre per difendere le persone, no? Da chi ogni volta Infatti, se ne vuole approfittare. è E una siccome delle sappiamo basi. che tu non sei una di quelle che propone cose strane, sei obiettiva in quello che dici. Molto. Ma le larve astrali, intanto c'è da dire che la larva astrale non è un'entità vera e propria, è una creazione entatica che si forma soprattutto nei luoghi dove ci sono state grosse quantità di emozioni molto forti e normalmente, almeno sul nostro pianeta, questi luoghi purtroppo si rinchiudono nei posti di dolore. Certo. Luoghi dove si possono prendere le larve astrali sono gli ex lager, per esempio, della Seconda Guerra Mondiale, tanto per citarne uno, Auschwitz, Mauthausen, i vecchi manicomi abbandonati, dove è Ma rimasto. caspita, sai che questa cosa non la sapevo? Non la sapevo questa cosa. Molti pensano di prendersele al cimitero, per esempio, ma al cimitero sì, oddio, c'è il dolore, l'energia del dolore c'è nel momento in cui magari è appena avvenuto un funerale, però ecco, è un dolore di mezz'ora della durata del funerale ed è un dolore di quei 10, 20, 30 parenti, Sì. basta, finita lì. Sì. Quindi non c'è abbastanza tempo e abbastanza energia, diciamo, emotiva per crearle all'interno di quel posto. Dove si vanno a creare è in quei posti dove il dolore e questi sentimenti estremamente potenti, estremamente forti, sono durati nel tempo e da parte di una moltitudine di persone. Quindi, discorso diverso è poi invece per il piano astrale, quindi quando noi usciamo in astrale, ma qui riprende solo la parte, diciamo, delle persone che escono in astrale. Perché? Perché le larve astrali si chiamano così proprio perché si formano da queste emotività, ma poi il loro piano dimensionale è il piano astrale, perché sono troppo leggere per rimanere nel piano terreno, ma non sono entità e quindi non possono andare dalla quarta in poi e risalire. Quindi rimangono sul piano del basso astrale, quindi quello più vicino a noi come parte dell'astrale. Alla fine sono entità che si nutrono sono entità parassite, quindi si autocreano e poi si nutrono, cioè proprio per spirito di sopravvivenza, vanno ad attaccarsi dove trovano la loro stessa vibrazione. Quindi una larva astrale che è nata per
per la paura si attaccherà dove trova della paura. Una larva astrale che è nata per la troppa rabbia si attaccherà dove trova rabbia. E poi, proprio per una questione appunto parassitaria, spingerà il suo ospite a provare sempre di più quella sensazione in modo da potersi nutrire al massimo lei. Certo. Infatti ti volevo proprio chiedere questa cosa, avevo letto che ti portano proprio ad avere sempre quell'emozione lì. Esattamente. L'alimento in continuazione. Esatto, sì. Bisognerebbe cercare di cambiare. In effetti, quando una persona di punto in bianco, cioè nel giro di poco tempo, ha un cambiamento proprio caratteriale molto evidente in peggio, quindi stati come la depressione attiva molto pesante, stati come attacchi di rabbia improvvisi che magari prima non aveva, bisogna andare prima di tutto a verificare sempre il discorso della salute e in particolare fegato e pancreas, che sono i due organi interni che vanno a picchiare maggiormente sul sistema nervoso centrale. Una volta appurato che nel fegato e nel pancreas non c'è niente, quindi uno è sano da quel punto di vista, deve valutare se non ha avuto dei traumi di qualche tipo in quel momento, ovvio, perché se io ho avuto un trauma grosso è normale che mi possa cambiare il carattere a seguito di quel trauma. Se invece non ho problemi di fegato o di pancreas, non ho subito traumi di sorta e di punto in bianco inizio ad avere questi attacchi appunto di rabbia, di tristezza, di depressione, degli attacchi emotivi molto molto forti, a volte ingestibili, posso iniziare a pensare di avere qualche larva attaccata. Ora, vero che alcune persone medianiche riescono anche a vederle le larve. Alcune volte si possono anche intravedere in certe foto, se prese in un certo modo, un po' come anche altre entità del resto. Okay. E come sono fatte, Sveva? Tu le hai viste? Tu fai conto come di vedere delle piccolissime nuvolette di gelatina. Come se fossero dei bruchi grassi, non so se avete presente quei vermi cicciotti grassi. Ecco, una sorta di massa leggermente allungata, non sono dei vermi, però sono leggermente allungati e che sembrano fatti di gelatina, sembrano... Sì. Però non è una condizione che tutti hanno, quella di poterli vedere o di poterli... In fotografia è più facile, perché in fotografia... Se l'hai beccati, che in quel momento sono messi in una certa posizione per cui la rifrazione della luce li colpisce, nella fotografia non è questione di medianità, è questione che o c'è o non c'è, o l'hai beccata o non l'hai beccata, allora la possono vedere tutti. Okay. Invece in real può succedere che qualcuno sia capace a vederli e qualcun altro no, quello lì è indifferente. In ogni caso, anche solo quando si ha il sospetto magari di poterne avere, la base è cercare di non lasciarsi prevalere da quel sentimento che ci arriva così forte. Quindi se io inizio ad avere degli attacchi di rabbia immotivati e esagerati, devo fermarmi, cercare di ragionare e cercare di trattenere questo sentimento, magari pensando ad altro, magari svagandomi, andando a camminare. Nel frattempo... Le purificazioni, grosso modo, sono sempre simili, perché le entità del basso astrale hanno tutti abbastanza fastidio delle stesse cose, quindi lo scrub con il sale in doccia o in vasca è sempre la base per qualsiasi purificazione. Poi, in questi casi qua, il palo santo, la salvia bianca servono a poco, perché non è una negatività, ma è proprio un'entità. È meglio utilizzare, per esempio, degli aromi a base di giglio, io consiglio sempre, perché le entità del basso astrale, per un qualche motivo presumibilmente vibratorio, non sopportano l'aroma del giglio e quindi tendono proprio a stare lontani. Tra l'altro, negli ultimi anni hanno creato un sacco di essenze di giglio, ci sono persino i deodoranti, ne ho comprato uno l'altro giorno, ce l'ho giù di sotto, di quelli con i bastoncini, deodorante per la casa, proprio al lilium. Sembra che
stia prendendo piede. Ma dai, da domani tutti a comprare Giglio. Questa cosa non l'avevo mai sentita. Mai sentita. Ciao Francesco, sì. Gabriella, Antonella. Mai sentita. In effetti è il primo aroma che consiglio sempre. Anche quando si hanno problemi con entità di cui non si sa bene la natura, cioè e allora io dico sempre che entità pericolose nel senso vero della parola non le incontrerai praticamente mai, nel senso che sono rarissime e in ogni caso se tu avessi mai incrociato un'entità davvero pericolosa, il tempo di andare su Facebook a raccontarlo e a chiedere un consiglio non ce l'hai, perché l'entità pericolosa ti guarda e fa puh, e tu sei cenere. Per cui tutto quello che tu puoi incrociare come entità nella tua esistenza non è pericoloso. Se lo hai raccontato vuol dire che pericoloso non era. Perché altrimenti, scusate, ho una mezza bronchite, ogni tanto tossisco. Non ti preoccupare. Anzi, Sveva, vuoi bere un bicchiere d'acqua? Vuoi bere dell'acqua? No, no, ho preso freddo l'altra sera mentre cantavo a squarciagola. A una sagra e quindi adesso subisco le conseguenze perché comunque ho 50 anni e dovrei stare brava col giacchettino, ma no. No, non si fa. No, no, vai tranquilla, vai tranquilla. Comunque dicevo, tutto quello che può essere, diciamo, fastidioso a livello di entità sono sempre queste, sono tutta quella ressa di entità reali o entità autocreate, via dicendo, che comunque rimangono sulla parte bassa del piano astrale. Quindi tutti quelli del piano astrale, appunto le larve, i mutaforma, gli elementari, non elementali, perché gli elementali sono un'altra cosa, sono gli spiriti della natura. Invece gli elementari con la R di Roma sono queste entità, diciamo, che sono rompi palle, scusa se dico una parolaccia, nel senso che possono anche spaventare perché sono molto primitivi, sono ignoranti, ecco, non hanno un'indole né buona e né cattiva, ma sono animaleschi, allora si comportano come un animale allo stato brado, quindi possono anche spaventare, che poi sono anche quelli che a volte, sempre in maniera rarissima, e non come si vede in giro per il web negli ultimi anni, ma possono creare quel tipo di possessione che poi viene sempre puntualmente scambiato da qualche religioso o convinto tale di possessioni demoniache, sataniche. E io tutte le volte dico sì, perché Satana non c'ha niente di meglio da fare che andare a possedere Gigina la tabacchina, a farla sbavare e a farla bestemmiare mentre prova gli accendini. Sì, perché non ha niente di meglio da fare, giustamente, e allora passa il tempo possedendo il fornaio, il lattaio e la tabacchina. No, in realtà, togliendo il 99% che sono tutti attori, tutti indistintamente attori, soprattutto quei grandi esorcismi della chiesa americana che fanno vedere che con le canzoni, il gospel, le robe varie, quelli battono in terra, cominciano a tremare, sono proprio delle cavolate bestiali che manco Francis Ford Coppola. Brava. Ma però un caso su un milione è realmente una possessione, ma è una possessione di queste entità, di questi elementari, che per determinati motivi psicofisici della persona in questione, per motivi di portali magari che si sono aperti casualmente, per mille motivi diversi, possono possedere qualcuno e nel momento in cui lo possiedono lo fanno comportare come un animale, perché loro sono così. E quindi possedendo quel corpo inizia ad abbaiare, a sbavare, a digrignare i denti e via dicendo. Anche in quei casi, ma anche con entità, diciamo, che non arrivano a possedere, però che comunque possono rompere le scatole,
se te li trovi in giro, l'essenza di giglio li scaccia proprio, li allontana, gli fa proprio schifo quell'odore. Ah, caspita! Veramente da domani tutti facciamo uso di essenza di giglio, piantagioni, mettiamo in casa, sui balconi, in terrazza, ovunque. Beh, quindi comprare il giglio, che sia essenza, eccetera, è sufficiente per debellarli? Allora, per cacciarli via, sì, per allontanarli. Con l'essenza di giglio in automatico si allontanano. Le larve però bisogna prima purificarsi, appunto come dicevo, con lo scrub di acqua e sale, in modo che non abbiano più l'attacco prepotente, perché altrimenti cosa succede? Tu metti l'essenza di giglio, quelli si sentono infastiditi, ma potrebbero, invece che staccarsi e scappare, potrebbero decidere di succhiare maggiore energia nella speranza di resistere a quell'odore. Allora, se prima ti fai lo scrub col sale, quindi riarmonizzi le vibrazioni e scarichi tutta la vibrazione negativa e poi utilizzi l'essenza di giglio, questi non hanno modo di attaccarsi a niente perché in quel momento non c'è il loro nutrimento e si staccano e scappano via. Sveva, due domande: sale grosso o sale fino? E poi la seconda è: conviene utilizzarlo anche come prevenzione, l'essenza di giglio, nel senso che se uno lo tiene a casa evita che arrivino queste larve astrali, o si usa soltanto una volta che ce l'hai? Allora, quello poi dipende un po' dai gusti personali, c'è gente a cui l'odore di giglio piace e c'è gente a cui non piace, quindi se ti piace, io per esempio ce l'ho sempre soprattutto al piano di sotto, dalla parte dell'ingresso di casa e via dicendo, tengo sempre i deodoranti proprio al giglio, a meno che non devo fare scusate, delle pratiche diverse, tipo se devo fare delle meditazioni dove mi serve per esempio l'essenza di lavanda perché tende a rilassarmi in maniera diversa, allora in quel caso lì nella stanza, quindi nella mia stanza in camera di solito, perché io faccio da sdraiata, dove faccio la meditazione, lì non tengo il giglio perché cambio gli aromi a seconda di quello che mi serve. Esigenza. Ma lì poi entriamo anche nel campo del se tu hai necessità di utilizzare altri aromi o meno. Se non hai nessuna necessità, va benissimo che tieni anche sempre solo il giglio, tanto male non fa. Il discorso dello scrub di sale è uguale, io consiglio sempre a tutti indistintamente almeno una volta al mese, il sale non costa niente, almeno una volta al mese durante una doccia o un bagno farsi uno scrubino, male non fa mai. Grosso, fino, sul web se ne legge di tutti i tipi. Io oggettivamente, sia per purificare casa, quindi per lavare gli ambienti, e sia per purificarmi addosso, consiglio quello fino, perché con quello grosso ti carteggi la pelle e rovini i pavimenti, i mobili. Quindi insomma, non mi sembra proprio... Una cosa che voglio sottolineare è che sul web se ne leggono di tutti i colori, anche in questo caso, e quando si tratta soprattutto di purificare gli ambienti, leggi, mettici il sale, il rosmarino perché purifica, l'aceto, non si sa bene perché, l'aceto. E io tutte le volte mi viene proprio dal cuoricino di dire, scusate, la porchetta poi la faccio marinare, la metto nel forno? O... No, perché... Che senso? Allora, il rosmarino è purificante come erba da braciere, quindi se tu non usi o non hai il palo santo, la salvia bianca, altri incensi da utilizzare, col rosmarino riesci comunque a ripulire una buona parte. Non è potente come il palo santo, la salvia bianca o altri incensi, però è un purificatore. Se lo bruci, non se lo metti dentro l'acqua e ti ci lavi, non c'entra niente quel discorso. È lo stesso discorso vale per l'aceto, ma cosa c'entra l'aceto? Ma che disinfetti pienamente, sgrassa anche le vapore e calcare. Però se vuoi pulire casa è un conto, se la vuoi purificare è un altro. Allora l'aceto nel frigo è fantastico, l'aceto bianco nel frigo toglie i cattivi odori, Sì, è il bicarbonato.
Io metto il bicarbonato. Perché il bicarbonato, il bicarbonato è una bomba. Io no, io sono una donna del 2024 e compro gli ovetti Magic, quelli apposta, la mettere nel frigo, togliere gli odori, visto che li vendono. No, è più comodo. Invece, a proposito della purificazione energetica, una cosa che ci tenevo anche a sottolineare, che io consiglio sempre il sale, quello che si compra al supermercato a 30 centesimi. Non ascoltate chi vi dice venite da me a comprare il sale della strega a 30 euro perché quelli sono soldi buttati via, non servono a niente. Il sale veramente che si compra al supermercato ha un effetto meraviglioso, quindi non date retta a chi vi dice comprate il sale della strega a 30 euro per fare la purificazione energetica. No. Esatto. Allora, il sale nero della strega serve e si fa in determinato modo, c'è anche un video sul mio canale dove ho insegnato proprio come si fa in casa. E si può anche comprare, per carità, se uno non lo vuole fare, se lo vuole comprare sono affari suoi, però lì è un prodotto creato e, come ripeto, vedi, tu metti l'aceto, io compro l'ovetto Magic, magari costa tre volte più caro il mio ovetto, ma io sono più comoda e uso quello, quindi lì non è un discorso, però ecco, che serva obbligatoriamente il sale nero della strega, no, assolutamente, anche perché il sale nero della strega si usa per tutt'altre cose, ma non ci si fa lo scrub addosso, quindi è tutt'altra cosa. Energetica che bisogna fare molto bene, si può fare col sale, anzi si deve fare col sale da cucina, grosso, fine, quello veramente è personale, soggettivo, meglio forse praticamente fine per non graffiarti. Io lo dico per quello, poi se uno vuole carteggiarsi col sale grosso faccia pure, per carità, cioè nel senso, a me, ma quello... Quando mangiamo la bistecca io e mio marito, con una bistecca ci mangiamo in due, perché lui mangia tutta la parte grassa, che a me fa schifo, anche solo a vederla, e io mi mangio tutti i pezzettini magri che lui mi dice che non sanno di niente. A me piace la carne magra, lui piace la carne grassa, quindi quella è una questione di gusti personali. Gusti, se uno... sì. Ma meno male che siete combinati bene, così non vi massacrate per mangiare la bistecca. Non buttiamo via niente. Niente. Veramente bravi, sì, è importante. Allora, aspettate che vi leggo un attimo. Francesco, ciao Cinzia. Allora, domanda: io da sempre sogno di combattere le energie negative vedendomi in veste da prete o recitando preghiere, facendo esorcismi. Secondo te, cosa è possibile che sia frutto della mia immaginazione? Secondo me, questa domanda qua è più bello che gli risponda Elvis. Lui sa perché. Ma e secondo me è l'inconscio che lavora lì. Se tu sogni di essere vestito da prete e di fare esorcismi, può darsi che il tuo inconscio ti riporta a dei vissuti precedenti in cui tu sei stata tu un po'. Infatti perché... lui dice frutto della mia fede cristica. Allora, quindi... il discorso che dice è che se il sogno l'avessi fatto una volta sola, poteva essere un sogno psicologico, poteva essere un film che hai visto, ma se è una cosa ricorrente, allora è qualcosa che sta uscendo fuori dal tuo subconscio. Sì. Ma secondo me non era lei vestita da prete, ma lei vede, perché se lei vede il prete, secondo Francesco, me lei era dall'altra parte. Come Elvis e Francesco, Francesco dice che lui spesso combatte le energie negative vedendosi in veste da prete, recitando preghiere con esorcismi. Quindi probabilmente è lui che sta rivivendo ciò che sono dei frammenti della vita passata che riemergono. Secondo me sì, che esatto. L'inconscio porta a galla. Si vede che ci sono alcuni momenti della vita in cui l'inconscio tira fuori dei ricordi antichi. Assolutamente. L'ateo non fa di questi sogni, no? Anche l'ateo li fa. Se in una vita passata non era ateo, ma era appunto un prete, un sacerdote o che sia, anche lui può ricordare quella vita passata, non vuol dire che sia ateo. Sì, infatti. C'è Carla che dice: hai guardato l'esorcista, Ciccio? Invece sì. Non confondiamo i nomi, si chiamava l'esorciccio. L'esorciccio?
mitico film con Ciccio Ingrassia. Bellissimo. Capolavoro assoluto. Invece c'è Ombre oltre alla ricerca, dice: l'aceto disinfetta bene i pavimenti e toglie il calcare. Diglielo, madre, diglielo, lei è la madre. La madre. La madre. Lei dice, Sara dice, perché l'ateo è immune? No. No, no, l'ateo magari in questa vita è ateo. Ricordatevi che in ogni vita ci fanno esperienze diverse. In tutte le nostre esistenze saremo atei, musulmani, ebrei, cristiani, uomini, donne, protestanti, e chi più ne mea, chi ne ha più ne mea. Cioè, le esperienze le dobbiamo fare tutte, brutte o belle. Esatto. Svevo, anche l'essere, l'essere, diciamo, tra virgolette, cattivo, l'essere un assassino. Sì, tutte. E tra l'altro, ecco, quello che tanti non riescono a comprendere è che le esperienze che noi di volta in volta andiamo a scegliere di fare, via dicendo, o dobbiamo fare, non sono sempre del supereroe della situazione. Cioè, c'è quella vita dove magari sono il protagonista, devo fare il supereroe di una determinata situazione, o al contrario, devo fare il super cattivo di una determinata situazione. Ma magari in questa vita potrei dover fare solo l'esperienza di tagliarmi i capelli quando non volevo. Certo. E magari patirci perché ho tagliato i capelli corti. Cioè, nel senso, non sono tutti... Come a volte le persone che cercano il loro scopo nella vita e pensano di dover diventare il segretario personale di Clinton o di Putin. Sì, sì. No, a volte il tuo scopo nella vita può anche essere semplicemente salvare due gatti dalla strada. E in quella vita è quello il tuo scopo. Certo, no, sì, sì, certo, vero. Proprio così. Un po' come quando capita che... mi ricordo soprattutto le prime volte quando facevo i corsi, quando facevamo le regressioni, che c'era gente ai corsi che diceva che aveva visto, che ne so, io ero tal personaggio famoso. È impossibile, perché nella maggior parte delle vite siamo stati gente normalissima, anonima, che ha fatto magari un contadino, soprattutto quelli dell'antico Egitto. Ma faraone, ma è assurdo dire sì. Io mi sono visto, ero Cleopatra, cioè una mi ricordo che insisteva che era Cleopatra. È vero. La maggior parte, anch'io una volta mi sono visto nell'antico Egitto, ma ero un contadino sotto il sole tutto il giorno, e da lì ho capito perché io al sole non ci voglio stare, ma nemmeno se m'ammazza. Allora, esatto, io due vite ho visto in Egitto, in una ero donna ed ero al servizio in un tempio di Bastet, ma ero una delle tante che erano al servizio della dea Bastet nel tempio. Nell'altra ero un operaio, presumibilmente uno di quelli che aiutavano le mummificazioni, ma non il sacerdote mummificatore, ero proprio quello che portava i secchi con gli acidi, con il natron dal Nilo, un bacio così. E questa tra l'altro l'ho fatta anche da poco, con dei dettagli pazzeschi. Wow. E ho persino sentito parlare, cioè la voce, e la cosa assurda, te lo giuro, la cosa assurda è stata che sentivo che parlava una lingua che io non conosco, ma nella mia testa capivo tutto quello che mi diceva. Wow. Cioè, non che so come spiegare. Sì. È stata pazzesca proprio. Mamma, che bella. Una specie di xenoglossia, diciamo, però intuitiva. Intuitiva, esatto. Cioè, questo parlava presumibilmente in egiziano, perché è antico, tra l'altro. Antico, sì. Ma nella testa io tutto quello che diceva capivo cosa mi stava dicendo. Certo. Cioè, è stata un'esperienza pazzesca proprio. Ma ti ricordi quanto è durata? Allora, guarda, me lo sono scritto. Sì? Perché la mattina stessa, quando l'ho fatto, mi sono andata a scrivere tutto quello che ricordavo di questa, perché poi una parte l'ho fatta da sveglia, poi mi sono addormentata e è continuata anche mentre dormivo, cioè sono rimasta lì. Oh, bellissimo! Comunque vabbè, adesso è lunga da leggere, non te la sto a leggere, però avevo notato, per esempio, l'ingresso di una... ero dentro una specie di stanza, di casa stanza, cioè una
struttura di casa che però aveva una stanza unica, tipo magazzino, tipo... E c'era questa porta che era... I muri erano tipo argilla, tipo terracotta, e la porta, c'era il buco della porta, però non c'era una vera e propria porta, c'era il buco nel muro, c'era una tenda appesa sopra, e poi c'era un portellone di legno staccato, appoggiato alla parete, che aveva un trave che si infilava in due anelli, come se fosse appunto la chiusura, che ne so, magari a fine lavoro chiudevano in quel modo. Sì. No. E stavano appunto mummificando un tizio. E c'ero. Esco, pensa che roba. C'ero quanti io. Dettagli, porca miseria. Mamma mia. Mi sono vista io, un altro operaio come me che portava secchie e robe, il tizio che doveva essere, diciamo, quello del rituale, quello che poi mummificava, perché a un certo punto si è messo una maschera in similcuoio, non era di quelle d'oro che fanno vedere, ma era similcuoio con la forma proprio della faccia dello sciacallo, quindi di Anubis, ma era in materiale, diciamo, decomponibile, biodegradabile. Okay. E poi c'era uno scriba, quello l'ho riconosciuto perché si è messo a terra, e l'altro gli ha portato l'argilla per fare determinate tavolette, lui le incideva riportando degli appunti, ma... e delle cose. Che Madonna, quanti dettagli, porca miseria. Veramente, capolavoro. Sì, è stata una cosa pazzesca, perché è stata proprio lunga, lineare, e li sentivo proprio parlare, li sentivo, cioè ero lì proprio fisicamente, in tutti i sensi. Ma è l'hai stata fatto una cosa... Sveva, l'hai fatto da sola, nel senso concentrandoti, o hai messo un sottofondo, un'induzione ipnotica, una voce... Io non uso più l'induzione ipnotica da tanto, ma perché ho imparato a memoria la tecnica, e quindi mi metto invece le campane tibetane, che a me piacciono tantissimo e mi rilassano, con il sottofondo dell'acqua che scorre, quindi c'è l'acqua che scorre e le campane tibetane che suonano. E poi mi faccio tutto il percorso, tutta la mia... perché almeno ci posso stare quanto mi pare, perché con quelle guidate sono sempre troppo corte per i miei gusti. Mezz'oretta e finisco. Eh sì, ma poi io ci metto tanto per rilassarmi, non sono una che si rilassa subito, capito? Quindi perdo tutta la mezz'ora, più anche qualche altro tempo aggiuntivo, solo per arrivare al rilassamento. Allora, imparata la tecnica, mi metto la mia musica e poi vado avanti con l'esercizio. Sì, sì. E... sì, sì, ti fai autoipnosi. Sì, praticamente sì. Sì, sì. Io neanche ho bisogno. Bello, comunque è molto bella questa cosa. Complimenti, veramente. Ma è stato pazzesco il dettaglio proprio. La cosa che mi ha particolarmente colpito è che a un certo punto il, chiamiamolo sacerdote, ma non era un sacerdote, comunque era un tizio che faceva l'imbalsamazione, però era un po' vestito in maniera solenne. Ha proprio detto che bisognava, quando, perché le bende, man mano che lui passava il natron, e poi le erbe, le varie con la menta, c'erano un tot di erbe, spiegava anche, non so se ci stava insegnando come fare, comunque spiegava le varie cose. E la cosa che mi è rimasta impressa è che ci ha spiegato proprio che le bende dovevamo tirarle bene, ma soprattutto dovevamo coprire completamente qualsiasi parte di pelle, di carne, perché l'anima del defunto non doveva avere nessun accesso a poter tornare in quel corpo. Ed è una cosa che mi ha lasciato un po' così, perché ho sempre studiato a scuola, eccetera, che i corpi venivano conservati proprio perché il defunto avesse ancora il suo corpo e tutto. E invece, da quello che ha detto lui mentre facevamo la bendatura, sembrava l'esatto opposto, cioè sembrava proprio che tutta quella situazione, quindi di bendatura, di mummificazione, poi anche di sepoltura con i suoi oggetti e tutto, non fosse per farlo sentire a casa, cioè per farlo tornare, per farlo stare bene, ma servisse proprio per esorcizzare la possibilità che tornasse. Ma tu pensa, completamente l'opposto.
Esatto. Potrebbe essere forse, adesso mi viene in mente, per evitare che l'anima uscisse dal corpo, no? Tu hai avuto no. quell'altra sensazione. No, no, l'ha proprio detto lui, ha detto non ah, deve avere detto, modo... Okay, okay. Non, ah, okay. Coprite tutta la pelle, tutta la carne, mm-hmm. che c'è, deve essere completamente fasciato, perché l'anima non deve avere un posto per poterci rientrare. Ah, ok, ok. Quindi... prova. Pazzesco. Intanto vi dico che Elena Marchetti dice, ciao Maria Rosaria, la mia fobia per i pennuti allora deriva da qualcosa in una vita precedente? Eh sì. Comunque a proposito... Potrebbe essere, ma non è sempre così. Certo. Perché alcune fobie possono arrivare anche dalla vita attuale. Io faccio sempre l'esempio di diverse persone che soffrono di vertigini. Ah, sì. Può succedere che quando il papà da piccoli prende in braccio il figlio e lo tiene in alto così, se il bambino per qualche motivo in quel momento si spaventa, poi col tempo si dimentica di quello spavento. Ma dentro l'inconscio la paura dell'altezza rimane sempre. Certo, certo. E quindi tante volte non bisogna andare a cercare dietro, basta tornare all'infanzia. Tante paure, tante cose si dimenticano col tempo, sia per protezione vengono, come se il cervello per protezione annullasse quell'episodio. Ma in realtà però è successo. Violenze, paure forti, anche dei pennuti, magari tu non ti ricordi, ma da piccola sei stata inseguita da una gallina, sì, certo. Non ti ricordi più perché avevi 2 anni, ma la paura ti continua a rimanere. È rimasta dentro, bisognerebbe verificarlo. Probabilmente sì, bisogna verificarlo. Poi le fobie sono molto delicate, ci possono essere però, tantissime motivazioni. In parte le regressive, cioè l'ipnosi regressiva, aiuta anche a ricordare cose che non ricordiamo di questa stessa vita, quindi sì, infatti, come aiuto sì. Va bene lo stesso. Sì, sì, sì. Sì, no, va bene. Infatti bisogna distinguere l'ipnosi regressiva all'ipnosi regressiva alle vite precedenti. Sì, sono due cose diverse. Sì, sì, comunque si regredisce nel tempo, il concetto è sempre bisognerebbe questo. Farlo a step, tornare indietro prima in questa vita, se non compare lì questo episodio, allora si va a cercare la vita precedente. Sì. Vediamo, intanto vi leggo le domande. Elvira dice, ecco, io che ho sempre l'ansia, ecco, stessa cosa. Che poi anche lì dipende, magari sei cresciuta con una madre ansiosa mille e tu hai esattamente recepito quello. Sono tutte Sì, poi l'ansia dipende da tante cose, lo stress, la vita quotidiana. Eh sì. Allora, invece c'è la Ste che dice, io sogno sempre quando c'è la luna piena o nuova e faccio sogni vividi. Beh, questo per vividi svela. Cosa intende? Vividi intende che li ricorda bene, li vede bene, o intende che è in grado di interagire, sa che sta sognando e via dicendo? Sono i lucidi quelli, no? Facci sapere, Ste, che cosa intendi. Vediamo se ci scrive. Il sogno lucido è bello, eh? Sì. Una volta, se non sbaglio, l'hai spiegato, vero Sveva, il sogno lucido? Quando hai spiegato l'astrale... Esatto, ci sono anche delle tecniche apposite proprio per crearlo, il sogno lucido. Allora, ho sempre avuto paura di soffocare, infatti alcuni cibi non riesco a mangiarli. Ma ho capito il perché, la mia povera gola è stata impiccata un po' di volte. Ah, caspita. Eh sì, capita, eh. Tante persone che soffrono di cervicale o che hanno comunque problemi alla gola, si scopre che sono state impiccate, decapitati. Sì. Eh sì. Li ricordo come se fossi lì, ok, se li ricordi semplicemente, anche se li ricordi molto molto bene, molto chiari, è perché hai la memoria onirica estremamente attiva, estremamente sveglia. Perché succede? Ci sono persone che hanno la memoria onirica abbastanza rallentata o anche nulla e si alzano al mattino che non ricordano quasi nulla di quello che hanno sognato. Mentre invece chi ha una memoria onirica estremamente sveglia, pulita e senza, diciamo, i inceppi, è più facile che ricordi in maniera molto chiara i sogni che ha fatto. È una questione proprio mentale e fisica.
di non ricordare mai. Io ogni volta dico accidenti, io raramente mi ricordo i sogni. Porca miseria, questa cosa è incredibile. Allora, guarda, a livello di sogno, noi sogniamo tutte le sere, tutti. Sì. Quindi quando qualcuno dice, ma io non sogno mai, non è vero. Certo, è semplicemente certo. Che appunto non se li ricorda. Certo, ma noi normalmente sogniamo in tre step, quindi no, di norma, poi dipende da certe situazioni, ma di norma l'essere umano medio, normale, sogna in tre step, quindi tre sogni a notte, suddivisi in circa 30 minuti l'uno, quindi sono circa 90 minuti di fase REM completa, si chiama fase REM, la fase dove entri nel sogno, però poi dipende appunto dalla tua memoria onirica, quindi da quanto è sveglia, è pulita, è allenata, dipende dall'orario. Se tu parti subito in fase REM, perché magari sei devastato, sei stanchissimo, crolli come una pera, e entri in fase REM a mezzanotte, appena buttato sul letto, alle 7 del mattino, quando ti alzerai del tutto, è più difficile che tu ricordi cosa hai sognato magari 4 ore prima. Mentre invece, se la tua fase REM è più allungata, più lenta, o inizia più tardi, perché magari sei uno che si addormenta lentamente, sei uno che prima di entrare totalmente in fase REM ci mette 2 ore e via dicendo, più sogni nel tempo vicino a quando ti sveglierai e più ricordi quello che hai sognato, perlomeno l'ultimo sogno, ecco, quello più vicino alla sveglia. E poi ci sono anche delle sostanze, degli alimenti che aiutano oppure inibiscono la memoria onirica. Ad esempio la melatonina, che è una la prendono una marea di persone, la prendevo anch'io fino a poco tempo fa, poi l'ho mollata. Anche i bambini si dà la melatonina per aiutare. Sì, perché non fa assolutamente nulla di male la melatonina, è un ormone che produciamo noi stessi. Però per esempio la melatonina ha questo potenziale di inibire la memoria onirica. Quindi quando tu dormi, ti aiuti con la melatonina per dormire, è più facile che poi non ricordi una ceppa di quello che hai sognato. È uno dei motivi per cui l'ho smessa e ho cominciato a prendere la ashwagandha, perché con la melatonina non ricordavo più niente. Come si chiama? Che non mi ricordo mai. Ashwagandha. Ashwagandha. No, sarebbe, in italiano si chiama tè indiano. Ah, ok. Meglio tè indiano, davvero. E questo aiuta, il tè indiano aiuta a ricordare. Allora, la melatonina andava a influire sui neuroni che portano il sonno, quindi dà proprio la botta e ti fa addormentare. Mentre invece la ashwagandha lavora sullo stress psicofisico, quindi attenua lo stress, lo ripulisce, toglie l'ansia, toglie praticamente tutta quella parte di pensieri che ti brulicano in testa prima di andare a dormire, di conseguenza sei più rilassato e ti addormenti prima, tutto lì. Non ha l'effetto botta sulla testa come la melatonina, ma ti addormenta anche quello lì, cioè ti rilassi e quindi dormi. E con la ashwagandha ti viene anche più facile e più comodo fare le meditazioni, fare tante cose, perché proprio aiuta ad alleggerire lo stress e la tensione. Grazie, sei preziosa, veramente ci dai sempre dei consigli incredibili, fantastico. Perché io mi faccio da autocavia, io tutto quello che trovo lo provo. Esatto, è vero, lo so, sei mitica, sei favolosa, veramente favolosa. Perché da domani, allora, Giglio, mi raccomando a tutti, il tè indiano, sì, esatto. Sì, si trova tranquillamente anche in erboristeria o su internet o nei negozi, anche in quei negozi che vendono cose per gli sportivi. Ah, sì. Che vendono quei prodotti energy. A volte hanno anche le confezioni appunto di ashwagandha, perché aiuta anche la muscolatura, tira su la forza muscolare, oltre a tutti gli altri benefici che ha. Ma dai. Ah. Io lo provo, domani compro tutto. E io adesso sono un paio di settimane che la sto usando, ma già dal terzo quarto giorno ho cominciato proprio a sentirne gli effetti.
Ma dai, che meraviglia, veramente grazie. Si deve provarlo Elvira tutti, da domani tutti. Domani veramente aumentano le vendite. Allora, sì, esatto, fatti, è un adattogeno. Allora, invece Gabriella dice, mi sveglio spesso con la sensazione di soffocare o di stare ingoiando qualcosa, ma con la consapevolezza di non dover ingoiare, mi sveglio e mi alzo di colpo. Anche in questo caso potrebbe essere un discorso di qualche vita passata dove magari sei morta soffocata, appunto, o mangiando, sì, o ti hanno cacciato qualcosa in gola, o dormendo ti è entrato qualcosa in bocca. Poi lì bisogna vedere anche, appunto. Certo, perché quando si dorme comunque è come se si entra in ipnosi, perché quindi la mente, la parte razionale della mente dorme, e quindi la parte, diciamo, più irrazionale della mente, che è quella che lavora con l'ipnosi, è più libera di agire. Perché noi normalmente durante il giorno la parte, diciamo, quella razionale governa di più, perché è quella più, certo, attiva. In effetti, scusa se faccio un appunto anche su questo, avevo spiegato in un video, sempre dei miei, che sono di là sull'altro canale, sul mio canale, che c'è un modus per riuscire a bilanciare proprio i nostri due emisferi, e quindi a tenere svegli e attivi entrambe le parti, e quello è nell'esercitare la parte che noi usiamo di meno. Mi spiego meglio. Se tu sei destro, durante la giornata fai determinati esercizi per sviluppare maggiormente il lavoro con la sinistra. Se tu sei mancino, allena di più la destra, tanto da riuscire a diventare, anche se è difficile diventarlo completamente, ma ambidestro. Nel momento in cui tu riesci a gestire entrambe le mani nello stesso modo, e quindi inizi proprio a sviluppare una parallelità tra il centro, diciamo, emozionale, la parte immaginaria, la parte creativa, più creativa, bravo, non mi veniva la parola, e la parte invece più razionale, più materiale e più tecnica. Sì. Scusate, io ho mia figlia bloccata, devo andarla a salvare, scusatemi un attimo, arrivo. Sveva, tu come me, che sei anche nell'informatica, le abbiamo tutte e due. Eh? Dico, tu che come me sei nell'informatica anche, le abbiamo tutte e due, perché c'è la parte tecnica e c'è la parte... Assolutamente. Beh, io sono proprio ambidestra, Anch'io sono ambidestra, anch'io. Non avevo dubbi. Con i piedi, quando giocavo a calcio, mi ricordo, e anche adesso certe volte, io in realtà sono destro, ma sono sicuro di essere stato mancino da piccolo, perché sai che una volta i mancini li obbligavano a diventare, ma io me l'hanno detto, perché io applaudo con la sinistra, mi hanno detto che per vedere se sei destro o mancino, io applaudo con la sinistra, applaudo come un mancino, quando mangio indifferentemente o destro anch'io. A scrivere con la destra, okay. Sì, io quando mangio, dove mi trovo la posata, anche durante lo stesso pasto cambio. Che forte! No, scrivere però solo destro, ho imparato col destro. Io scrivo anche con la sinistra, ammetto di scrivere più male rispetto alla destra, perché non è uguale identico, però anche con la sinistra, se ho, per dire, una mano impegnata o cosa, devo prendere un appunto, lo scrivo anche con la sinistra. Non ho grossi tantissimi! No, proprio destra e destra, faccio con la destra. Sono esercizi importantissimi, perché più bilanci i due emisferi e più si bilancia tutto. Cioè, il nostro corpo vive di bilanciamento, sia mentale che fisico. Certo. Più riesci a bilanciare il tutto e più sei entri in condizioni di migliorare ogni aspetto di te. Certo, assolutamente sì. Quindi questa cosa la facevo senza saperlo. Adesso... Grazie, bravo. Allora, nel frattempo Jessica dice, ragazzi, qual è la procedura per entrare in ipnosi regressiva per le vite precedenti? Allora, procedura è essere all'inizio, quando si è più avanti, come Sveva, come anch'io vado da solo, riesco ad andare in autoipnosi, riesco a...
a condurmi da solo, ma ci va tempo, se no c'è la guida. La guida che è, tu semplicemente ti lasci andare, ascolti la persona che ti guida e fai il tuo percorso. Perché ricordatevi sempre che non è, diciamo, l'ipnologo che fa il lavoro lo fa la persona. L'ipnologo ti dà soltanto le indicazioni, ma sei tu che devi fare il viaggio, lo devi fare tu. E quindi c'è l'induzione, prima c'è il rilassamento, poi anche lì il rilassamento. Ci sono alcune persone che con il rilassamento progressivo, quello che diceva Sveva, che dura anche mezz'ora solo a rilassarsi, non ci riescono perché si distraggono e dopo 5 minuti già li hai persi. Allora con quelle persone ci va un'induzione più rapida, perché sennò dopo 10 minuti questa persona si distrae perché non riesce a concentrarsi e Invece ci sono quelli come me o come Sveva che hanno bisogno della coccola, diciamo, quello che te la racconta, adesso rilassa qua, rilassa là, pensa a questo, vedi la luce, bla bla, e dura tanto. Va da persona a persona, non siamo tutti uguali. Comunque, per entrare in regressione, c'è l'induzione che ti porta a regredire piano piano nel tempo, fino a poi andare in un'altra vita, e anche lì ci sono, diciamo, gli step. C'è sempre un passaggio da fare, aprire una porta, attraversare un ponte, scendere le scale. Cioè ci deve essere sempre qualcosa che conduce da una cosa all'altra. Quello è, e ce ne sono diverse tecniche. Però... Poi Jessica, ve lo dite che se fossi il 14 luglio a Milano, noi abbiamo organizzato un evento in presenza. Meditazione... Che porco cane, sono troppo lontana. Dai, vieni, dai, ti portiamo. Una volta lo facciamo, Sveva. Magari, che bello. Bravi, ecco, se dai, venite giù a farlo. Dai, ma che sei, Sveva? Io sto in provincia di Macerata. Caspita, proviamo a organizzarlo. Se troviamo... Ma io credevo che eri a Genova, Sveva. Magari, se ero a Genova venivo a Milano, che sto 2 ore. Io sono sempre stato convinto tu fossi a Genova, ma chissà perché. Sono genovese, io sono genovese. Ok, allora l'ho sentito a Genova da qualche parte. Guarda, se sei stata tu sarebbe stato un sogno, veramente, averti il 14 sarebbe stato un sogno. Ma infatti con Monica una volta stavamo pensando, andiamo a Genova a trovare tutti quanti a trovare Sveva. Perché ero convinto fossi lì. Sì, veniamo a trovarti. Io sono di Genova, nata a Genova, cresciuta a Genova, ma adesso sono 11 anni che abito in un paesino montano di 700 abitanti, bellissimo, isolato in mezzo ai monti del Maceratese. Caspita, organizziamo liberamente. Ma sì, no, guarda Jessica, effettivamente l'idea è di organizzare un po', farlo itinerante. Dobbiamo soltanto avere un minimo garantito. Allora, a Milano lo facciamo il 14 luglio in via Lecco, è una via vicino a Porta Venezia, attaccata alla metropolitana e attaccato alla stazione centrale, quindi un posto comodissimo. Sì, facciamo un raduno, dai, organizziamo un raduno. Io lo dico sempre, dobbiamo andare da Sveva col pulmino, già detto, già decretato. Chi vuole, organizziamo. Allora, non credo di farcela perché sarà in indagine il 13 e tornerò tardi, peccato. Il 14 inizia verso le 11 e durerà tutto il giorno. E l'ha provata, un'esperienza unica nel suo genere, veramente bella. Sì, poi facciamo, oltre alla regressione, facciamo altre cose anche. Facciamo la psicometria, lo psicomanteo, la tecnica dei visi. Tutti esercizi carini da fare in coppia, da fare insieme. Si lavora tanto, è bello. Sì, è bello, è una bella esperienza. Chi ha provato ritorna perché gli è piaciuto un sacco. Sveva, tu l'hai mai provato lo psicomanteo? Immagino di sì. No. No? Ah. No. Pensavo fosse una cosa che hai già provato. Cioè a guardare nello specchio. Allora, ho fatto qualche prova, ma proprio non mi sono mai, diciamo, impegnata a farlo a livello... Ho fatto qualche prova, una o due, ho iniziato a vedere un po' che si cambiava l'immagine, in una stavo diventando più vecchia, però poi la mia concentrazione è andata un po' a bagasce e quindi non sono più riuscita tanto
Poi ho anche il problema che non ho uno specchio adatto dove poterlo mettere con, perché sono piena zeppa, ho casa che è tutta uno specchio, ce ne fosse uno che può andare bene per fare la... E quindi diciamo che ci ho prestato poca attenzione, ammetto. Ho fatto un paio di tentativi, l'ho anche descritta in un altro dei miei video. Scusate se tiro sempre fuori i video, ma ne ho fatti 2000. No, i tuoi video ogni tanto io vado a guardare perché c'è sempre da imparare. il link del tuo canale YouTube. Sul canale YouTube ne ho fatti più di 2000, quindi ormai gli argomenti li ho tirati fuori praticamente quasi. Una biblioteca, la biblioteca è più bella dell'altro. Ti sponsorizziamo subito perché sei favolosa. E io lo dico sempre, io sono innamorata di te perché hai un modo semplice per far capire anche argomenti complessi e sei veramente meravigliosa, simpatica. Io quando ho visto la specchiatura sono morta da ridere con Art Attack. ho notato che metti tante cose giapponesi. Ma hai qualche ti piace che cosa del Giappone? Io sono estremamente io sono da sempre, da quando sono nata, sono legata al Giappone, alla Cina e al Messico. Come però con il Giappone e con la Cina ho proprio un rapporto strettissimo. E la cultura. A volte vado a cercarmi delle specifiche, delle nozioni, magari per fare un video dove parlo, che ne so, di una divinità antica, e mi rendo conto che proprio mentre leggo determinate nozioni o cosa, già le so. Cioè le so ancora prima di arrivarci a quel punto, quindi ho sicuramente dei legami anche animici in quelle terre, da sempre. Magari e inoltre, in una vita precedente che è stata lì. In Cina... Lo so per certo, in Cina ho fatto 3 vite, 2 durante la dinastia Qing e 1 durante la dinastia Tang, e questo è assodato. So le dinastie, sai perché? Perché conoscendo come le mie tasche, le usanze, i costumi, le pettinature di tutte le dinastie, nel momento in cui nelle mie regressive ho visto determinati, diciamo, indizi, ho subito riconosciuto di che dinastia fossero, quindi di che epoca fossero. Hai subito collocato il periodo. Esatto, ma semplicemente perché conoscevo benissimo quel tipo di cultura. Ad esempio, in Giappone ho visto un paio di frame proprio, quindi so di essere stata anche in Giappone. Tra l'altro il giapponese mi riesce anche abbastanza semplice, sia da parlare sia da scrivere. I miei libri io li scrivo sia in italiano che in Giappone, perché li vendo anche in Giappone. Davvero? Ho visto qualche frame, so che ero in Giappone, so che era il periodo Edo, quindi conosco anche più o meno l'ubicazione temporale, però non ho visto granché, ecco, non so che tipo di persona ero, non so se ero uomo o donna, tante cose ancora mi sfuggono. Invece in Cina ho visto proprio delle cose molto mirate, quindi sicuramente mi è rimasta maggiormente dentro. Come anche con l'Egitto ho visto un sacco di cose, diciamo, precise, mentre invece, per esempio, una vita in Irlanda, so di averla fatta, ho avuto dei flash, diciamo, sulla vita in Irlanda, eccetera, anche grazie alle consorelle di Congrega, perché alcune di loro erano anche loro in quella stessa vita, e quindi abbiamo unito poi i ricordi delle nostre regressive, abbiamo ricostruito un po' il tutto. Però, per esempio, non sono particolarmente legata a quella terra. Mi piace, per carità, mi piace la cultura, mi piace, ho studiato la mitologia celtica e tutto il resto, però non mi ci sento legata a livello emotivo. Invece con la Cina e col Giappone mi sento proprio innamorata di quei posti. Sveva, la tua vita precedente in Irlanda in che periodo è? In che? Periodo la ricordi? Che periodo è? Più o meno? Ma guarda, grosso modo penso che almeno a vedere la situazione doveva essere un periodo medievale, quindi tra il 1400 e il 1600, ma non ti so dare la data precisa perché non è anch'io che ci fossero. Più o meno ne ho vista una di quelle, era un ladro che stava scappando inseguito da una folla inferocita.
E io lì ero una casalinga rimasta vedova con tre figlie femmine. Che forte. Intanto sei la madre, dai, vieni Matre, la madre forse il 14 viene, sarà stupendo. Guardate, tu dove ti abiti? E grazie, la madre gioca in casa. È di Milano la Matre? Dai, allora non puoi non venire. Dai, anche Fiera, vi aspettiamo, ma sapete che bello stare infatti a Milano in via Lecco, che è porta a Venezia, vicino anche alla stazione centrale. Dai, venite, che ci diamo un abbraccione pazzesco. In Sardegna ci piacerebbe proprio tanto. Dobbiamo soltanto organizzare le persone. Se ci sono le persone, noi ci possiamo spostare, se no è un po' più difficile. Anche l'idea di andare a Roma verso ottobre, però bisogna trovare il numero. Quando si trova il numero, poi ci si può spostare. E Sveva viene con noi, vero? Vero Sveva che vieni con noi? In Sardegna sono 2 anni che sto studiando di andarci, perché devo andare a fare un'indagine particolare. Organizziamo di fare qualcosa insieme, Sardegna, Roma, che ne so, dai. Beh, Roma da qua mi viene facile, sono 2 ore. Vicino da te, sì. Dai, Roma sei qua. Buonasera Stefania. Ciao Stefi. Ciao. Ormai rimane registrata, quindi ormai è decretato, facciamo qualcosa a Roma. Ma infatti a Benevento, anche poi sì, anche a Benevento possiamo farlo. Benevento subito. C'è la strega, Infatti. Io a Benevento, la mia zia di Benevento, mi raccontava sempre che sulle colline si facevano i rituali delle streghe. Sì, l'idea di fare itinerante, vari eventi ci piace un sacco, bisogna soltanto organizzare. Allora, Anna dice, se può chiedere quale indagine Sveva? Devo andare a indagare in un paese che si trova in provincia di Iglesias per quanto riguarda una genetica di lupi mannari. Interessante! Interessante. Allora, parliamo dei lupi mannari, che è un argomento che mi ha sempre affascinato. Dobbiamo andare a cercare licantropi, nel frattempo dice la madre. Infatti io e Sveva dobbiamo andare a cercare licantropi. Ci vuoi raccontare Sveva questo argomento che è super interessante? Bravo. Sì. Allora, c'è un'antica leggenda in un paese di cui adesso mi sfugge il nome, perché io sono una capra a ricordarmi i nomi. Comunque in provincia di Iglesias, che narra che questo paese è praticamente abitato solo da licantropi e che esiste ancora la più antica della stirpe, che è una donna anziana, e che è stata lei praticamente a creare questo villaggio. Poi in seguito, durante le inquisizioni della Chiesa cattolica, eccetera, sono stati messi all'ingresso di questo paese dei sigilli e 2 statue della Madonna che in teoria dovrebbero bloccare l'uscita di questi licantropi. In pratica non servono alla massa, ovviamente, ma quello è un altro discorso. E ci sono proprio tutte le specifiche nella leggenda per trovare il posto, per trovare la matriarca, per trovare... E voglio andare a verificare di persona. Allora, intanto Sveva, c'è Anna che abita lì e dice che lei ha amici lì a Iglesias e dice che se vuoi inizia a sondare il terreno. E lui invece, Francesco, dice che lui è stato sei mesi fa. Francesco, tutto bene? Sei stato rapito da un licantropo? Raccontaci! Raccontateci le vostre esperienze a Iglesias, ma dai, questa cosa proprio non la immaginavo. Sì, è l'albero di Carrubo, madre. È proprio lì che si ritrova sempre la matriarca della stirpe. È un albero di Carrubo che ha più di 500 anni. Ma dai! Ah. Che forte! Davvero! Interessante questa cosa. Ciao Park, ciao Park Seo. È Pamela. Ah, Pamela, ci fai gli scherzi. Un incognito.
No, perché io sono innamorata della Cina e del Giappone, lei della Corea. La Corea, infatti a vedere l'immagine. Sì, infatti. Ma certo che ho mangiato e bevuto da Lode intanto di Iglesias. Beh, se avete domande... E invece il discorso vampiri, vogliamo parlarne? Cos'è? Vampiri, ci ho fatto una live 2 settimane fa, che tra l'altro sono rimasta scioccata, perché le mie live normalmente contemplano, a seconda dell'argomento, tra i 300 e i 1000 spettatori, quando proprio esagero. E un paio di live ero arrivata a 3000 e già mi sembrava di aver sforato, di meritare l'Oscar. E invece questa qua sui vampiri magicamente è arrivata a 7600 visualizzazioni. Mamma sono rimasta così. Dai, ma fantastica questa cosa. Ma ti fa piacere, Parma, perché è un argomento super interessante. Vogliamo parlare di Twilight. Guarda, per quanto riguarda... Sì, esatto, Anna, brava, Nebida, non me lo ricordo mai io quel nome. Per quanto riguarda i vampiri, i vampiri fantastica. Sui vampiri ho le mie certezze e quindi lì diciamo che parlo per cognizione di causa, ne ho conosciuti, ho la certezza che esistano, lì non è un'indagine, ho proprio le mie certezze, ovvio che poi non devono essere confusi né con i real vampire e neanche con i vampiri energetici, perché sono tutt'altra cosa. Se si parla di vampiri, quando parlo di vampiri intendo proprio la creatura immortale che si nutre di sangue. Ah, quindi immortale che si nutre di sangue. Perché guardavo un documentario un giorno dove ci sono questi nuovi vampiri, vampiri che sono queste persone che bevono, semplicemente bevono il bicchierino di sangue. Esatto. Quelli sono vampiri? Diciamo che sono fanno parte della razza umana, sono i real vampire quelli lì. Però hanno delle caratteristiche proprio fisiche che sono parecchio diverse dall'essere umano normale. Ad esempio, un real vampire ha una forza fisica sovrumana. Io conosco degli amici nei real vampire, e cioè persone che ti prendono, per dire, della di una stazza normale, di un uomo normale, che prende un divano 3 posti e lo tira su con una mano, lo sposta come se fosse la seggiolina. Io devo fare un trattato. Sì, e in effetti loro stessi dichiarano che essere un real vampire non significa che tu sei un fanatico dei vampiri e vuoi diventare, non puoi diventarlo. Cioè, un real vampire nasce real vampire, ha qualcosa nella sua genetica che lo fa nascere real vampire. Non è una questione di moda o di fan, che a te piacciono tanto il goth e vuoi fare il vampiro gotico. Non è così. Il real vampire nasce proprio, è una razza a sé, umana, meramente umana, non è immortale, però con delle caratteristiche anche genetiche, a sé. Sono molto bianchi anche, sono più bianchi anche come carnagione. Sono tendenti ad avere meno melatonina, quindi sì, a essere più chiari, diciamo, e molti di loro, ma non tutti, hanno un po' di fotosensibilità alla vista, quello sì. Però metti anche che tante storie sui vampiri, quelli veri, io ti parlo del vampiro creatura immortale, sono storie che sono state inventate su di loro dagli scrittori del 1800, primo fra tutti Bram Stoker, ma che in realtà non hanno molta attinenza con il vero vampiro. Un vampiro creatura vera, immortale, non gliene frega una ceppa di camminare sotto al sole, il sole non gli fa né caldo né freddo, si specchia tranquillamente, non è che non appare la sua immagine nello specchio, ma no, si specchia tranquillamente perché è materiale, è vivo, è una creatura viva. Come i vampiri, come si riconoscono?
E non si riconoscono perché non si vogliono far riconoscere loro. Non hanno nessuna intenzione di scoprirsi al mondo umano. Non fanno nulla di male, hanno le loro logge, ma si rapportano anche con noi. Nella vita di tutti i giorni, chissà quante volte li hai incrociati per strada o che, e magari non sai, certo, che lo sono. E beh, insomma, è una discreta quantità, sono creature, è una razza a sé stante. È solo che da migliaia di anni, penso ormai, non hanno più nessun rapporto. In realtà i rapporti con gli esseri umani ce li hanno costantemente, tutti i giorni, ma non si sono più aperti all'essere umano, quindi non hanno nessuna intenzione di farsi trovare, di dichiarare come razza, diciamo. Ma è vera questa cosa che si vede nei film, così, questo istinto del sangue aggressivo, che se non sangue... Allora i vampiri, quelli veri, si nutrono di sangue, cioè è il loro nutrimento base, quindi tu stai un pochettino 5, 6, 7 giorni senza mangiare assolutamente nulla. Il momento in cui hai una fame porca, vai a rovistare anche nella spazzatura e ti mangi una mela marcia, ma tu la fame la devi placare in qualche modo, non ce la fai a stare con la fame. E anche loro ovviamente devono nutrirsi. Ora i tempi sono diversi, ora esistono le banche del sangue, in moltissime nazioni te lo vendono, tu lo vai a comprare una sacca o due di sangue e te la vendono tranquillamente. Quindi il problema non c'è più come una volta, mentre invece un tempo dovevano andare a caccia, nel senso vero della parola, come gli uomini andavano a caccia e prendevano la lepre, prendevano il cinghiale per mangiare, no? Sì, si andava a caccia nei tempi antichi, e loro andavano a caccia sia di animali e sia anche di esseri umani, perché per loro erano fonte di sostentamento come gli animali, uguale, senza nessuna distinzione. Poi è una questione caratteriale, quindi io ti parlo sempre dei tempi antichi, eh? C'era quel vampiro che magari bastava che aveva fame, attaccava la prima persona, la prima cosa, il primo animale che trovava, e c'era quello che invece magari decideva, che ne so, di attaccare solamente ladri e delinquenti. Tanto faceva del bene alla società umana e nel frattempo si nutriva. Poi quello lì era una questione appunto soggettiva, o solamente... Addirittura c'è stato chi ha ipotizzato che persino Jack lo Squartatore fosse in realtà un vampiro, ma quelle sono poi supposizioni umane, che sai, lasciano un po' il tempo che trovano. Certo. Però per dire... Ma bevono solo sangue umano o anche animale? No, anche animale, indistintamente. Basta che sia sangue. E non possono assolutamente mangiare, loro possono mangiare quello che mangiamo noi, non gli fa male, però non gli dà nessun sostentamento. Okay. Quindi, per esempio, se tu hai un amico, ti faccio un esempio, vampiro, lui uscirà tranquillamente in compagnia con te, con gli altri amici, si berrà una birra, si mangerà due patatine e due olive dell'aperitivo senza nessun problema, però quelle cose lì non gli danno nessun sostentamento, di conseguenza deve andarsi poi a nutrire veramente in qualche modo. Sì. Ma le quantità di sangue? No, vai. Volevo chiedere, insomma, mi incuriosisce questa cosa, le quantità di sangue quali sono? Ma lì penso che sia un fattore, come un po' per noi, anche dovuto alla struttura fisica del vampiro in sé, cioè nel senso che un vampiro che è alto 1,40 m e pesa 40 kg, una volta che si è succhiato un gatto gli basta e gli avanza. Un vampiro che è 1,90 m, sembra un vichingo e magari fa anche lo scaricatore di porto come lavoro, se deve ciucciare due nonne, il cane e il canarino e anche il vicino di casa, ecco. Penso, poi non ho mai approfondito neanche con quei due o tre che conosco questo. A me interessava moltissimo questa tua amicizia con i vampiri, come li hai conosciuti, le loro usanze, le loro abitudini. Questa cosa mi affascina da morire da sempre.
Allora, è stato un mero caso. Io lavoravo in una focacceria, sì, a Genova, facevo la fornaia e io facevo il turno serale, perché era un turno, diciamo, per molti aspetti non proprio bellissimo, perché lavoravo nei vicoli di Genova, la sera è pieno zeppo di delinquenza da quelle parti, e insomma le mie colleghe non è che ci volessero molto lavorare. A me non me ne è mai fregato niente, io giro di notte, di giorno, di sera, non me ne frega una ceppa proprio, non sono, io non ho mai avuto ansia e paura di niente, quindi ho sempre preferito anzi la sera, perché la sera magari entravano quei quattro stronzi a prendersi due birre e poi se ne andavano, e quietavi tutta la sera, facevi niente, invece la mattina c'era la ressa, perché tra il pane, questo, quello, quell'altro, non ne uscivi più. Io amavo la sera. E una sera, appunto, io facevo la fornaia e poi c'era la mia collega che faceva la commessa, stava al banco. Però, essendo che non c'era quasi mai niente, di solito una volta che ho fatto quelle due pizze, quelle quattro focacce, stavo lì dal banco con la mia collega a chiacchierare tutto il tempo della serata. Certo. Entra un ragazzo, magrolino, proprio deperito, vestito da trans, okay. E ci chiede se gli davamo un pezzo di focaccia o un pezzo di pizza, non mi ricordo, perché gli girava un po' la testa, non si sentiva bene. E figurati, gli taglio sta pizza, gliela diamo, mentre la stava per prendere sta quasi per svenire, proprio cadere in terra, tanto che io mi sono lanciata quasi fuori dal banco, perché dico, se casca in terra però ci si fa anche male, volevo acchiapparlo. E invece in tempo, un secondo e mezzo, c'aveva già una sua amica che lo teneva su. Okay. E io sono rimasta un attimo così, non, e gli ho detto, ma si sente male? E questa ragazza qua mi dice, guardava lui, però aveva gli occhi bassi, mi dice, guarda, Mauro mi pare si chiamasse, è all'ultimo stadio perché è sieropositivo, adesso... comincia così, comincia a svenire, comincia a stare proprio male. E gli diceva a sto ragazzo qua, vieni dai che adesso andiamo su e ti calmi un attimo. Mentre lo stava portando via, si è girata verso di me, ma mi ha guardato proprio in faccia. E aveva gli occhi, per farti capire, non so se lo vedi, di questo dorato così. Ma sì, ma proprio lucidi, lucidi e dorati, completamente dorati. Tanto che io sono rimasta, la mia collega stava facendo dell'altro, non ci ha neanche fatto caso. E io l'ho guardata un attimo e gli dico, ma tu sei? E lei mi dice sì. Però non mi ha chiarito subito, né. Ok. Anche perché io non stavo dicendo vampiro, sono sincero, io stavo sincera. Stavo dicendo... tu sei qualcosa di non umano, tu sei qualcosa di particolare. Ecco, l'idea era quella, non era tu sei un vampiro. Okay. Anche perché, non avendone mai conosciuti, la mia idea del vampiro era quella degli occhi rossi, quella un po' da film, diciamo. Non, di solito rappresentano più i lupi mannari con gli occhi dorati o gialli. Vero. E quindi la mia era... una domanda un po' così, del tipo, ma tu non sei umana? Ecco, l'idea era quella, non tanto. E lei invece mi taglia mentre stavo parlando e mi dice sì. Poi l'ho rincontrata con calma nei giorni passati e mi ha raccontato tutta una serie di cose, appunto, riguardanti più che altro questo ragazzo, e che lei era una sua amica, gli voleva bene, lui però era umano, e appunto era malato. Tanto che lei voleva... Era vero che mi fosse stato. E niente, abbiamo avuto un po' di discorsi, un po' di parlate, tutto. Lei si è anche un po' stupita del fatto che tante cose le capivo alla prima, perché all'inizio era rimasta un po' così, perché pensava che io mi spaventassi o chissà cosa succedesse. In realtà a me non... Anzi... Mi sono sentita, te lo giuro, quasi un'eletta, perché so che loro sono una razza che proprio non vogliono avere nulla a che fare con gli esseri umani, e quindi in qualche modo l'idea che si siano aperti, cioè che lei si sia aperta parlandomi tranquillamente, tutto
mi ha fatto quasi sentire proprio Ganza la Fonzi del tipo, ah, sono la prescelta. Facciamo no, dai, l'attimo di gloria ce l'ho avuto. E poi è finita lì, poi io non l'ho più incontrata, però non ho più visto nemmeno quel ragazzo lì in giro, quindi poi non sapevo, sapevo che voleva tentare di renderlo, diciamo, vampiro, anche se poi sarebbe una cosa a parte, perché hanno una differenza, ci sono i vampiri creati, ci sono i vampiri di stirpe, che invece sono una razza. Okay. Comunque voleva cercare di salvarlo, te la metto così. Ah, è vero, quindi è vero che si muoiono? No, c'è proprio un rituale particolare di scambio del sangue da loro alla persona, è tutta una cosa abbastanza lunga, articolata, non è un morso, non è che sono infettivi che ti mordono e ti attaccano il virus. No, no, è proprio tutta una serie di scambio del sangue. Cioè loro praticamente fanno, devono togliere tutto il sangue alla persona e farlo circolare nel loro corpo e poi fare in modo che il sangue che è circolato nel loro corpo rientri nel corpo della persona umana. Se sopravvive, diventa appunto un vampiro creato, che non è proprio come quelli di stirpe, che invece è la loro razza che è così, però diventano anche loro, diciamo, semi immortali, o comunque si salvano, ecco, non hanno più la morte di vecchiaia o per malattia, mettiamola così. Ok. E quindi sono immortali davvero? Sono immortali a meno che qualcuno non li uccida. Come? Allora, sono immortali, però possono essere uccisi. Nel senso che un vampiro non morirà mai di vecchiaia, di malattia, o per una ferita inferta, che ne so, una coltellata. Però, ad esempio, se tu tagli la loro testa e smembri il corpo, lo bruci, le ceneri, le disperdi in modo che non si possano ricongiungere, loro praticamente muoiono. Quindi possono morire, però possono morire solo se vengono uccisi e le loro carni vengono disgregate, allontanate completamente, altrimenti non possono morire, perché il loro corpo si rimette a posto. Ma come fanno a vedere nei film il famoso paletto? No, il paletto non serve a niente, perché nel cuore gli puoi dare anche 7 coltellate e non gliene frega un tubo. Non so neanche come, io parlo dei genetici, quindi quelli di razza, di stirpe, non so nemmeno come abbiano, se abbiano gli organi interni, come li abbiano, cioè non so se abbiano un cuore, un fegato, ecco, quindi non saprei. So che se gli si stacca completamente la testa e poi appunto il corpo viene completamente disgregato, quindi bruciato oppure disciolto nell'acido e poi però disperso, che le molecole non siano vicine per potersi risaldare, okay, possono morire. Ho capito. C'è Antonella che dice, hanno uno scopo i vampiri? Come noi. Noi abbiamo uno scopo? No, esistiamo su questo pianeta perché siamo venuti fuori da qualche parte, mettila così. Diciamo loro che sono una missione animica, non lo so. Quello poi è un altro discorso a parte, ci sono persone che magari hanno, ma sono singoli, c'è quella persona che ha la sua missione animica, quella persona che ha il suo destino street, però sono persone singole, non è una missione della razza umana, e quindi anche in questo caso non è una missione dei vampiri, perché ci sia un vampiro che abbia una missione particolare, ci potrebbe anche essere, sì. Che forte. Bella, questa cosa è interessantissima. Molto, guarda, mi interessa un sacco. Allora, Francesco dice, una persona spirituale può percepire il loro essere? Loro praticamente hanno un'elevazione telepatica talmente potente che sono in grado di schermare qualsiasi loro vibrazione. Quindi se non sono loro a volersi dichiarare, mostrare a te, guarda, io sono medium da quando sono nata, vedo fantasmi, vedo entità, vedo
vedo l'impossibile. Ho persino, persino pensato più volte nella mia vita di essere pazza e psicopatica, perché schizofrenica, perché a volte vedevo delle cose che non riuscivo neanche a capire io che cavolo stavo vedendo. E, eppure, se non fosse stata lei a mostrarmi cos'era e poi a raccontarmi, eccetera, non mi sarei accorta assolutamente di nulla. Cioè, io finché la vedevo di spalle la avvertivo come una persona normalissima, come gli altri. È stata lei a mostrarmi gli occhi in un certo modo, guardandomi fissa in faccia. Secondo me perché ti ha sentita che eri diversa dalla razza umana normale, e quindi si è voluta mostrare, ti ha sentita. Per me può essere. Quindi si è voluta mostrare perché sapeva che tu fossi eccezionale. Beh, sicuramente lei, essendo estremamente telepatica, aveva già letto la mia testa, i miei ricordi, i miei pensieri, e di conseguenza lei sapeva con chi aveva a che fare. Io però non avrei mai potuto leggere lei. Certo, certo. Sveva, ti posso fare una domanda? Ormai siamo in serata domande. Siamo... mi incuriosisce molto un ragazzo che, se non ho capito male, è tuo nipote, che è un po' gotico. Cioè, ho visto che hai fatto qualche video una volta con un ragazzo tutto tatuato, molto gotico. Ah, sì, non è mio nipote, lo chiamo nipotino perché siamo amici da tanto. Ok. Mi incuriosisce Fevir. Molto. Con Fevir. Ho detto tuo nipote perché probabilmente ho visto un video. Forse. Sì, lo chiamo nipotino e lui mi chiama nonna da anni. Lui è necromante. Ah, ok. Lui è demonologo e necromante. Sì, perché ho visto, adesso non so se ho visto il suo sito, la sua pagina, un qualcosa di suo ho visto, molto, molto gotico. Molto... Sì, lui è ritualista, e ha studiato proprio ritualistica, ha studiato demonologia e fa necromanzia di suo. Ah, ok. Quindi contatta... le anime dei morti. Contatta il regno dei morti, contatta le entità elevate, fa lavori di ritualistica a seconda di quello che deve fare o che gli chiedono, o poi fa meeting in giro, comunque spiega anche lui il mondo del paranormale, ma lui fa proprio i meeting in giro per l'Italia di persona, no. Diciamo. Bello. Mi incuriosiva come personaggio proprio. È un po' particolare, poi ha studiato tantissimo, anche lui è un po' come me, c'ha le collezioni dei libri, a momenti esce di casa lui, perché è fissato con i libri come me, io c'ho più librerie che piatti nella credenza. Bella però questa cosa, ma non avete mai fatto una live insieme? Live no, perché non c'era il tempo. Ma abbiamo fatto un video assieme perché è passato qualche mese fa a trovarmi qua a casa. E allora ho visto quello. E abbiamo fatto un video assieme, appunto, dove parlavamo qua da me. Sì, allora ho visto proprio quello lì. Anche perché beccarlo in live è un casino, perché lui è sempre in giro. Va a fare meeting, cose, quindi non è che c'ha tanto tempo da mettersi lì, da fare... live e cose, lui è in live proprio nel senso che è sempre di persona in giro per l'Italia. Forte, lo guarderò. Ah, vero, anche la madre ha fatto un video con lui. Anche la madre ha fatto un video con Fen. Sì, hanno fatto un'indagine insieme perché lei fa le indagini di ghost hunting. Dai, ma che bello! Ah, bello, anche quello è bello. Ma bellissimo, ma quello mi piacerebbe. Ma scusa, ma se la madre di Milano non ci possiamo organizzare? Che cosa pazzesca, veramente. Lei fa tanto ghost hunting e lavora sulla metafonia. Ah dai, allora che interessante, come me. Io la metafonia la amo follemente. Carola, organizziamoci. Io no, perché non sento, sono otturata, quindi la metafonia non la posso fare. In effetti, quelle quattro volte che becco qualcosa di orecchiabile che devo analizzare, cosa, io, madre, me l'analizzi e gli mando il file. Allora, sei come me, pure io sono sordo.
E io sono otturata proprio, se non piazzo le cuffiette non sento niente. No, io proprio sono proprio sordo, da un'orecchia sono completamente sordo. Anch'io da questo. Sinistro o destro? Sinistro. Anch'io. Sinistro sono sordo insomma, al 100%. E si scoprì che eravamo gemelli in Irlanda. Si scoprì che eravate separati alla nascita. Sì, io la sordità monolaterale è sinistra. Io anche a sinistra, però poi avendo fatto la chemioterapia mi ha abbassato tanto l'udito dell'unico orecchio che sentiva, quindi del destro. In effetti io avrei l'apparecchio acustico se devo andare da qualche parte dove devo proprio capire bene, perché così capisco, perché ho le cuffiette e mi fanno praticamente da incanalizzatore delle parole. Se no io a voce, se non parli in maniera forte, proprio chiara, sono un continuo sembro scema. Pure io. Però c'è da dire che essendo nata sorda da questa parte ho imparato sin da bambina a capire il labiale, per cui se ti guardo in faccia di persona capisco cosa stai dicendo. Sei nata sorda? Di qua sì, dalla sinistra sì. Ah no, invece io sono diventato sordo. No, io ci sono nata dalla sinistra. No. Ma pazzesco, veramente tutte e due a sinistra, quante cose. Che miseria, Sveva, veramente siamo legati da qualche cosa. Sì. Informatici tutte e due. Veramente fantastico, bisognerebbe approfondire. Bella questa cosa. Sicuramente allora in un'altra vita. Poi io con te ho una connessione che non so, dalla prima volta che Monica mi ha fatto conoscere, io con te sempre ho avuto una simpatia particolare. Vero. Ma magari ci siamo davvero conosciuti in altre vite. Io sono sicuro, perché sono proprio sicuro. Verrà fuori in qualche regressiva, anche perché io ho una particolarità quando faccio le regressive. Se durante le mie regressive vedo le altre persone, magari di quella vita, le incontro, le vedo, eccetera, che in questa vita non ho conosciuto, le vedo con l'aspetto che avevano in quella vita. Ma se io vedo un'anima che qua conosco, io la vedo vestita come l'epoca e tutto, ma la faccia ci vedo la sua, quella che conosco di qua. Quindi se mi vedi, se ti vedo vestito da ladro irlandese, lo vedo con la tua faccia. Infatti, allora bisogna organizzare, veramente andiamo a farlo, veramente fantastica questa cosa. Bellissimo, sì, sta cosa è bella, è da approfondire. Sì. Stavo guardando intanto se c'era qualche domanda. Elvira dice: io invece ultimamente sento più del normale. Beh, si vede che le tue percezioni sono aumentate. Bisognerebbe valutare poi che cosa senti, varie cose. Valuta anche però se non ti sia abbassato qualche altro senso, perché molto spesso i nostri cinque sensi vanno a bilanciarsi, e quindi quando uno aumenta è perché qualcun altro si è allentato. Ok. Dani dice: Elvis, replichiamo. E invece è un ragazzo fantastico, l'ho conosciuto a Strigarium. Cavolo, volevo andarci quest'anno. L'anno prossimo possiamo fare un salto. Come faccio io da qua? Io da qua non posso andare da nessuna parte. Porca miseria, perché dov'è che lo facevano? A Brescia? A Bergamo. Ti ricordi che avevamo detto che volevamo andare? Mamma mia, sì. Peccato che non siamo riusciti ad andarci, bellissimo. Vabbè, prossimo. L'anno prossimo in qualche modo ti rapiamo, Sveva. Mercoledì prossimo? Daniela l'anno sta scrivendo mercoledì prossimo. Ma Dani, cos'è che vuoi fare mercoledì prossimo? Raccontaci. Vuole fare qualche regressiva con Elvis, sicuro. Cavolo, sì, davvero. Elvis è proprio bravo, ha questa voce ipnotica, e l'hai provata anche tu, Sveva. La prossima volta se diciamo che ho un po' di difficoltà a farla online nell'uno a uno, perché ho difficoltà ad ascoltare quando la persona mi risponde, quando mi parla, perché se non ha proprio il microfono vicino e parla con la voce chiara, io ho difficoltà a sentire, quindi spesso in ipnosi si biascica un po', e quindi faccio un po' di difficoltà.
dal vivo no, perché mi posso mettere vicino con l'orecchio e ascolto, mentre l'uno a uno online faccio un po', infatti a volte chiedo a Monica se può, ma se certo, può partecipare anche lei soltanto per farmi da interprete. Se volentierissimo, assolutamente. La Dani dice un'altra live noi tre mercoledì prossimo. E invece Gabriele dice per andare a Milano per me sono 2 ore. Dai Gabriella, vieni. Dai, vieni, 2 ore. Io sono a Torino, anch'io ci impiego 1 ora e mezza. È vero, anche questo viene da... Allora, ragazzi, a me capita sin da bimba che da supina a letto vedo in una sorta di trance, mi fischiano le orecchie e ho tipo delle visioni prima di addormentarmi. Cosa può significare? Dipende da che visioni hai. Che tipo di visione hai? Vediamo cosa ci risponde. Ah, dice non era a Bergamo, era sull'Adda. Ah, sul chissà perché mi ricordo bene, forse l'hanno fatta anche a Bergamo. Anch'io mi ricordavo Bergamo, Bergamo. Che dovevamo andarci, poi non ce l'abbiamo più fatta. Fiorella invece alla Spezia, ma Fiorella diceva che forse veniva a Milano. Cesano Boscone, Madonna, Cesano Boscone si è attaccato. Ho già sentito nominare, dov'è Cesano? È vicino a Milano, quindi può venire. Ah, dai. Cesano Boscone, l'ho sentito nominare perché ho visto una chitarra interessante. Solo che poi ho visto fino laggiù e non c'avevo voglia di andare. E fammelo sapere, te la vado a prendere io, Elvis, che così te la porto il 14. Tu? Te la vado a prendere a Cesano Boscone. sì, infatti mi è rimasto in mente questo nome. Allora, Jessica dice, vedo delle ombre, sento voci e poi sogno spesso i miei defunti e entità di altri pianeti. Ok, hai un tipo di canale medianico aperto che si apre quando ti metti in quella posizione. Moltissimi di noi hanno delle posizioni che nel momento in cui le prendono, gli si aprono determinati canali. E quello medianico è quello che di solito si apre maggiormente. Io stessa, che sono medium di mio, quindi anche quando sono in piedi, normale, sono medianica, quando mi sdraio a letto, se mi metto con l'orecchio sinistro sul cuscino e l'orecchio destro aperto, mi restano aperti i miei canali e tutto. Quando non ho per le balle di essere svegliata nel cuore della notte da quello di turno che mi vuole raccontare la sua storia così a cazzum, tanto perché lui non dorme, ma io sì, allora dormo sulla parte destra, se io attappo l'orecchio destro e dormo da questa parte, io non vedo e non sento più nessuno. Allora, perché sennò proprio ti vanno via tutte le percezioni? Se non è che mi vanno via del tutto, però diciamo che riesco ad ignorarli almeno. Okay. Invece se sto, vabbè, io sono medianica a 360 gradi, allora a me chiudere tutto è impossibile quasi, ma in quella posizione riesco a togliere gran parte, riesco a chiudere tanti canali e quindi quei pochi che sento farfugliare posso fingere di non cacarli proprio e riesco a dormire un paio d'ore, perché sennò io di notte mi alzo e lancio cuscini verso la camera, perché probabilmente mentre... Sì, perché quando dormo poi non mi rendo conto di quello che faccio, però se mi rompi le scatole divento nevrotica, allora lo so già che poi magari li mando a cagare mentre dormo. Invece Gabriella dice, sì. Mamma, io sono cresciuta e vissuta a Corsico, ma adesso vivo a Forlì. Ma dai, Corsico è attaccato a Milano. No, vabbè, sarebbe bellissimo. Vabbè, noi vi aspettiamo il 14 assolutamente. Sì, con Elvis, che questa esperienza unica. Vabbè, ma questa cosa dei vampiri mi è rimasta impressa. Madonna. Ma davvero? No, perché non pensavo esistessero... Sì. Cioè io avevo letto di questi che adesso mi hai detto che si chiamano real vampiri, esatto, ma pensavo che fossero quelli i vampiri, diciamo, moderni. No, quelli sono una categoria di esseri umani, appunto si autodefiniscono vampiri per la questione che hanno necessità, proprio sentono il bisogno di bere a volte del sangue umano. Ma in realtà hanno un fattore genetico particolare, sono una razza umana, ma a sé, cioè non fanno parte proprio della razza umana classica.
hanno una genetica differente. Sì, vivo a Milano, io vivo a Milano e il 14 c'è un evento meraviglioso che dura dalle 11 fino alle 17.30, meditazione regressiva le vite passate la mattina e poi il pomeriggio ci sono degli esercizi pazzeschi, divertentissimi tra l'altro, stimolanti per riscoprire un po' chi eravamo nelle vite passate e poi ci sarà un altro tipo di meditazione a sorpresa, surprise, quella la decide Elvis che cosa vorrà fare. Però bello, veramente. Ma tu hai mai provato invece della regressione la progressione? Allora, no, però ne ho avuta una involontaria di progressione che è stata in parte all'inizio è partita come delle visioni, però nel frattempo mi stavo addormentando e quindi poi ha continuato proprio a livello onirico, dove mi sono ritrovata nel 3030 e lì proprio ho la certezza perché ero in una situazione nella quale avevo davanti un monitor con la data dell'anno e c'era proprio scritto 3030 ed era un luogo particolare, nel senso, cioè era tutto strano, non esisteva più l'atmosfera, quindi non si poteva respirare, non c'era l'aria e le persone, o perlomeno io ho incontrato solo a parte me, e con me c'era mio figlio, quello che ho in questa vita, tra l'altro, perché ti ripeto, le facce io le vedo Sì. uguali, e se vivevamo all'interno di una, non te lo so spiegare, ma una specie di camper, mettila così. E c'erano altri camper, cioè la gente, le famiglie vivevano in queste sorte di dischi camper, erano delle cose arrotondate, ma dove all'interno c'era tutto, c'era la zona notte, la zona come un camper, per fartela semplice, moderno, ipermoderno, con monitor, tutto computerizzato, c'era un Wow. sistema di riciclo e di creazione di alcune piante, tipo una mini serra in fondo, e però non si poteva uscire. Anche quando due camper si incontravano e magari volevano interagire le due famiglie, okay, c'erano dei bocchettoni che si agganciavano tra un camper e l'altro, e le persone passavano attraverso questo tunnel perché fuori sarebbero morti soffocati. Poi siamo arrivati in una sorta di città che era una cosa completamente chiusa all'interno di una cupola e anche questa città aveva questi bocchettoni, il camper praticamente si fermava dal bocchettone, si agganciava, tu passavi all'interno di queste cupole, c'erano delle sorte di... Ma l'impressione che mi ha dato era come se fosse una specie di mercato all'ingrosso. Cioè c'erano vendite, c'erano scambi, c'erano... però poi ecco, non ho visto altri. Gli abbigliamenti erano un po' più lucidi come tessuti, un po' più refrangenti, ma simili a quelli che portiamo adesso. Non c'era una differenza così elevata negli abbigliamenti. Erano di un tessuto più lucido, tipo refrangente o tipo da impermeabile, ecco. Non ho visto animali, tranne qualche eccezione, qualche cosa che da lontano mi parevano delle galline, ma non ne sono sicura, però non ho visto altri tipi di animali all'interno della cupola. Non so però se fossero magari in qualche altro luogo, che anche perché poi il tutto è diventato abbastanza sfumato. E ho visto soltanto questa data perché il davanti di questo camper, chiamiamolo, dove c'era la guida, era a pilota automatico, non c'era un volante, quelle cose lì, ma c'era tutta una serie di tastiere tipo da computer davanti e tu vedevi non attraverso un vetro, ma attraverso il monitor, come se fosse una telecamera che guardava fuori e ti faceva vedere sul Sì. monitor, e in cima al monitor c'era scritto 3030, quindi doveva essere il 3030, suppongo. Quello sì, è stata l'unica però.
diciamo, rispetto a noi nel futuro. Sì. Però appunto le reincarnazioni non hanno una linea temporale, perché dall'aldilà il tempo non esiste, quindi... Antonella dice, ecco, le galline mie dove erano finite, perché tu devi sapere che in una regressione lei aveva visto le galline, eccole dove sono finite. Sì, Pam, ti vedevo con la tua faccia mentre bruciavi. Ah, mamma. Porca miseria. Sì. Ah, l'hai vista bruciare? L'hai vista rompere? L'hanno incolpata durante un periodo medievale, l'hanno bruciata, lei era anche incinta, e gli hanno anche ucciso il marito. Facevamo parte della stessa, diciamo, dello stesso gruppo, però a lei l'hanno catturata e l'hanno condannata a morte. E io ho cercato di sviarmela e me ne sono andata, ma non perché volevo abbandonarla, ma perché tanto non potevo fare niente, non è che potevo fare la Sailor Moon della situazione, cioè se sbucavo mi facevano fuori pure a me, non è che cambiava tanto. Ed era il periodo dell'Inquisizione. In compenso, poi lei prima di morire gli ha detto, vabbè, visto che tanto per strega mi avete preso, allora maledico tutto il villaggio e tutti gli eredi del villaggio a venire. Ha maledetto per 7 generazioni, non mi ricordo per quante, tutti quelli di quella cittadina. Quindi chi si è trovato lì in quella vita sta ancora pagando. Esatto. Sì. Ciao Papessa. Diceva... Papessa mi piace un sacco il nome Papessa. Papessa. E invece Fiorella dice, volere potere? Ci dobbiamo organizzare per forza a volere potere. Io ho messo il like. Organizziamo assolutamente. E invece Francesco dice che sarà stato un inquisitore. Ah! Ci sei già poco simpatico, però sei stato un inquisitore. Ciccio, nascondi il commento, presto, nessuno l'ha visto, vai, cancellalo. Potevo salvare il bimbo. Come facevo? Se mi esponevo, mi acchiappavano. Ti ricordi com'erano? Mamma mia. Era impensabile. Ah sì, peggio per loro, sicuro. Però... Sì. Mamma mia. Vabbè, fateci sapere. Allora, sono esattamente... 1:52, cioè sono 2 ore di live. Non c'è Dani che dice avete fatto soltanto 10 minuti. arriva, non ti preoccupare, che arriva. No, io dovrò poco. Ma avete fatto 10 minuti. Per fortuna è ritornato da me il mio nanetto. Ok, sì. Francesco, nascondi il commento, ti vedo male, occhio. Elvis, devo fare una regressione. Ma lo organizziamo, effettivamente adesso dobbiamo organizzarla una regressione, perché... Ma Francesco, tu non riesci a venire il 14 a Milano, sono troppo lontano per te. Se no la facciamo live. Anzi, propongo una cosa, Sveva, se ci fai sapere quando sei libera, la prossima settimana organizziamo... Lo facciamo insieme a te. Ce la faccio più lunga. Guarda, io quando lo so prima, tranne il lunedì e il venerdì, perché ho le live già negli altri 2 luoghi, poi per il resto problemi non ne ho. Allora aspettate che vi esco una data, aspettate. Allora, Elvis, però ci devi dire tu se puoi. Ma io la sera in linea di massima. Puoi sempre? Okay. Tipo, vi sparo una data. Venerdì non posso io. Okay. No, venerdì 12 non possiamo. Abbiamo la scrittura. La scrittura automatica. Allora, lunedì, tu hai la live il lunedì 15. Io ho la live sempre il lunedì e il venerdì, quindi io sono libera solo martedì, mercoledì, giovedì e sabato. Allora, mercoledì 17 luglio, come la vedete? A me va bene. In linea di massima adesso non mi viene in mente niente, però sì. Ok, allora decretiamo, sì. Mercoledì 17 luglio, me lo segno qua, organizziamo un evento online, regressione alle vite passate, me lo segno così facciamo la locandina, me lo facciamo con la nostra... Sì, abbiamo 2 settimane di tempo. Abbiamo 2 settimane quindi di tempo. Non il mercoledì prossimo, l'altro. Moni, c'hai 2 settimane di tempo,
non la fare due ore prima che comincia, però. Come oggi. Come oggi. Ma il bello è che appena l'hai ideata, mi raccomando, mandami la foto, che così facciamo. Ho detto, vabbè, tempo che ne scelgo una simpatica e te la mando. Gliel'ho mandata subito, questo tipo due settimane fa. Poi ogni pomeriggio ho già preso, dico, ma la locandina, lei, ah, la locandina! Questo l'ho mandato tipo stanotte alle 4, non so se... Stanotte l'hai messa, ho visto che l'hai messa stanotte. Mentre l'ho pubblicata la gente scrive, va bene, dice, ma quanti nottambuli ci sono? Ma la gente dormire la notte? No. E tutti mi scrivevano, abbiamo organizzato una caccia al tesoro stanotte alle 4. Ragazzi, ho due settimane di tempo per fare la locandina, giuro. Quindi da vedere che la fa la sera prima, sicuro, la mattina. No, la mattina. Guardate, lo faccio subito, appena finisco la live lo faccio adesso. Mi ha mandato delle foto subito, si veramente due settimane fa, io mi sono completamente dimenticata. Ecco, io sono stata solerte. È vero, ci sei stata bravissima. Niente, volevo il complimento a gratis. No. Le foto che mi hai mandato, una più bella dell'altra, quelle lì adesso le usiamo tutte. Che belle. Ma com'è che le hai elaborate quelle foto? Bellissime. Intelligenza artificiale hai fatte. Sì, no, le uso Reface. Ah, Reface. Reface, non lo conosco. Reface? È un'applicazione, si chiama Reface. Fai sia foto che video con la tua faccia, poi con Photoshop ho tolto la scritta Reface e due cavolate. Fantastiche, fantastiche, così le usiamo per le varie interviste. E invece Francesco dice, due ore, ma i verbali? Ti paga Monica, sì. No, vabbè, Francesco, Franci e Ciccio, sarebbe bello se venissi il 14, madonna. Veramente. Infatti non ne sapevo nulla e ti ho beccato subito, Solix. Sì, mi avete beccato. Mentre postavo alle 4, erano 4 e 7, tutti a scrivere, ma bello, c'è Sveva! Dani, tu sei onnipresente dovunque, sei peggio che la parietaria, per forza! È fantastica, veramente al dono dell'ubiquità, credo che non sia umana neanche lei. Qualche dubbio sta iniziando a venirmi anche a me, eh? Sì. Dani, è veramente, lo puoi sapere lunedì, dai, speriamo, Ciccio, noi rimaniamo così, sarebbe stupendo, veramente bello, sarebbe una sorpresa, una pazzesca prima delle vacanze estive, bello bello. Sì, Elvira dice Solix si dimentica, lo sa bene anche lei. Ragazzi, io allora fate così, a Natale se volete regalarmi il fosforo. Io avete presente l'amica di Nemo, Dorit, la sua amica che si dimenticava tutto? Ecco, io sono così, il mio secondo nome sarà Dorit, mi dimentico tutto. Se li problemi, ma non c'è qualcosa per stimolare la memoria, ragazzi? Allenamento. Ci sono degli allenamenti apposta mnemonici, quei giochini per esempio dove devi accoppiare le figure uguali. Ah, belli, che poi mi piacciono un sacco, poi oltretutto mi riescono bene, non capisco, ma deve essere un deficit cerebrale, ragazzi, qualcosa di più serio da gestire. No, pensi a troppe cose. Esatto. Quello che stavo dicendo, una cosa ti distrai continuamente. 50 cose al secondo praticamente. Esatto. Tu quando sei focalizzata su una cosa, ma dopo 30 secondi ne interessa un'altra e quella l'accantona. Esatto. Dopo altri 30 secondi un'altra ancora e quella lì ormai è... Sono capace di parlare al telefono, intanto sto rispondendo a una chat, sto rispondendo a un'altra chat, sto scrivendo, sto facendo una locandina. Ma basta vedere noi, ci scriviamo su due chat contemporanee di WhatsApp, cioè non sulla stessa, un messaggio su uno, un messaggio sull'altro. Sì, sì. Meglio essere smemorati, almeno è l'alibi, ecco, almeno l'alibi, ecco, fantastico. Vabbè ragazzi, allora dopo questi 10 minuti di diretta cosa dite? Possiamo salutarci?
fosforo, pesce, ecco, vedi, la mattina inizierò col pesce, vabbè. La mia colazione sarà bel merluzzo. Aringhe. Aringhe. Domani mi faccio una bella aringa nello yogurt, inizio così la mia mattina. Amora, questa live te la posso fregare e caricarla anche sul canale di là, vero? Assolutamente, tutto quello che vuoi, certo, assolutamente. Thank you. La mettiamo ovunque. Noi ci diamo appuntamento il 17 luglio per la regressione con Elvis online, poi chi volesse il 12 luglio facciamo la Elvis, cosa facciamo il 12 luglio? La scrittura automatica, grazie. Ok, la Monica ce la siamo giocata. Sì. Ciao. Il 14 a Milano regressione alle vite passate, abbiamo detto tutto. Così vi segnate, ci fate sapere se siete interessati, anzi ci fate sapere che venite, ci date la conferma assoluta. Grazie a voi di tutto, vi mandiamo un bacio a tutti voi, sogni d'oro. Grazie. Buonanotte, grazie per essere stato con noi, grande onore come sempre. Grazie Elvis. Sempre abbiamo imparato un sacco di cose. Grazie a Elvis. Grazie. Grazie a voi. Grazie a tutti voi per essere stati con noi e a Elvis. Sveva, buonanotte e sogni d'oro, ragazzi. Buonanotte anche a voi. Ciao. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao, buonanotte. Buonanotte. Ciao.